vi dico che il libro si intitola La leggenda del Santo Imperatore, e il Santo Imperatore ovviamente è Costantino. L'autore è Natale Benazzi e vi lascio a lui, e poi come sempre se avete domande da fare all'autore siete liberi di farle, e in più se desiderate acquistare il libro lo potete fare qui e farlo autografare come si fa con gli autori importanti. Quindi grazie a tutti e buon ascolto. Grazie a lei, grazie dell'ospitalità che mi inorgoglisce, grazie anche alle Edizioni Maoli, che sono l'editrice, una giovane editrice catanese, in un momento, io lavoro nell'editoria, e in un momento in cui l'editoria fa molta fatica e ci si chiede cosa ne sarà domani questa editoria, il fatto che dei giovani ex universitari da poco tempo abbiano il coraggio ancora, quella dei Maoli, è un'esperienza tra diverse che sono sorte in Italia negli ultimi anni, fa sperare ancora sul fatto che ci siano delle possibilità di rigiovanire, di riprodurre, di ripensare la cultura. E il fatto che esistano ancora ambiti come questo, dove si possono fare presentazioni all'interno anche di un percorso, quindi che non siano soltanto cose sporadiche e casuali, altrettanto fa sperare che la cultura milanese anche non sia finita, insomma che ci siano degli spazi importanti. Dico una cosa velocissima che serve però per inquadrare il libro su di me, ed è semplicemente questa: io non sono un storico di professione, ma sono un teologo di professione, e quindi il tema di questo libro è un tema storico affrontato però con una finalità legata a un ambito particolare, che è quello della riflessione filosofica, di pensiero su un tema più di fondo. Cioè Costantino è un'occasione per pensare al significato anche attuale, questo voleva essere nel libro, al significato anche attuale del tema del rapporto tra potere e religione. Questo era quello che mi ha fatto cominciare il lavoro su questo testo, e il tema del rapporto tra potere e religione è quello che mi ha accompagnato un po' anche nei libri precedenti, soprattutto quelli editi da PM diversi anni fa, il libro nero dell'Inquisizione in maniera particolare. Questo tema è un po' quello che io sento profondamente e che credo sia uno dei grossi impasse, non soltanto per il cristianesimo, ma per le religioni in generale. E oggi il tema dei fondamentalismi ce lo ripropone anche in maniera altrettanto e in maniera diversa, come estremamente attuale, da un percorso che ha la sua origine proprio nella vicenda costantiniana, senza ridurre il fatto che sia Costantino che ha fondato il Vaticano, che non è vero. Ma la domanda che emerge nell'epoca seguente a quella di Costantino è esattamente la domanda che tuttora rimane: che senso ha il rapporto tra potere e Chiesa? Mi permetto di partire da una pagina a cui tengo molto e che dice meglio di quello che ho detto fino adesso quello che sto tentando di dire. Poi analizzeremo uno dei momenti di questo percorso del libro, che è quello di quale Dio sognò Costantino la famosa notte, la vigilia della battaglia di Saxa-Rubra, la battaglia cosiddetta di Ponte Milvio. Nell'introduzione dicevo questa cosa, che a distanza di tempo continua a pensare interessante, importante per la riflessione. Verrebbe da dire: siamo talmente abituati a confondere arte e fede, leggende e pretese di verità. Siamo abituati e arresi al fatto che comunque fa niente, che non è grave, non è pericolosa questa confusione. Abbiamo una coscienza cristiana che non è più a caro prezzo, come direbbe una delle maggiori voci del XX secolo, martire della follia umana, Dietrich Bonhoeffer. Si sprecano le parole sul relativismo contemporaneo e si dimentica quello più drammatico e tragico che la storia consegna alle nostre coscienze, tanto più pericoloso quanto più impercettibile. Le sale vaticane, i luoghi di culto, la tradizione iconografica che saggiamente gli antichi chiamavano Biblia Pauperum, la Bibbia dei poveri,
sembra che diano e subiscano scandalo quando vi sono esposte le nudità. Al di là delle sale Vaticane, l'ultima chiusura in scatole, no? delle statue al passaggio delle autorità arabe, non dice ancora nulla. Quindi sembra che diano scandalo quando vi sono esposte le nudità, ma non quando vi siano ben in vista violenza e guerra. È un tema antico ma attualissimo. Perciò capire Costantino e quel che attorno a lui mosse rimane non solo importante ma decisivo. Siamo figli di una cultura che fa coprire braccia e gambe nude alle persone che entrano nelle cattedrali, ma che non ha alcuna vergogna a unire nell'immaginario croce e guerra. Qualcuno sostiene che un certo connubio tra poteri mondani è il prezzo da pagare per avere una chiesa riconoscibile e riconosciuta. E sostenendo ciò mette in gioco precisamente il vero tema sul quale questo libro vorrebbe far riflettere. Il potere è necessario alla fede e lo è a ogni costo? Detto in altro modo, Cristo aveva davvero bisogno di Costantino e ne ha bisogno ancora oggi? La risposta non è per niente indifferente, una cosa che magari anche qui dentro, in questo ambito di archeologia, di medioevo, eccetera, di riflessione storica, è più centrale. Ed è questo piccolo punto, perché il libro poi si svolge su quattro grandi, chiamiamole menzogne, che sono state costruite attorno alla figura di Costantino. La prima, appunto, su cui ci fermeremo un attimo, è quella di cosa sognò Costantino la vigilia della battaglia di Montenegro. La seconda è quella del ritrovamento della vera croce, quindi la vicenda di Elena, che ha tutta una sua mitologia estremamente importante nell'Occidente, tanto che sia Costantino che Elena poi sono venerati, perlomeno in Oriente, nelle chiese d'Oriente, come santi, e in Occidente Elena pure. Tanto che una mia amica che si chiama Elena, quando ha letto questo libro, mi ha detto: mi hai tolto anche la mia santa, che non era esattamente la mia volontà, ma l'avessi sentita molto. Terza, il battesimo di Costantino. Il battesimo di Costantino, che nella tradizione appunto è un battesimo che viene dato cattolico dal Papa, nelle tradizioni tarde sarebbe Papa Silvestro stesso che all'interno di un percorso di conversione dell'imperatore lo battezza. È in realtà un battesimo che a Costantino viene dato praticamente in punto di morte ed è un battesimo ariano. Costantino, ormai la cosa è appurata, viene battezzato da un vescovo ariano, quindi muore eretico, il santo imperatore muore eretico. E la quarta, che poi si sviluppa appunto dalla terza, cioè del battesimo di Papa Silvestro, è la famosa menzogna della donazione, su cui non sto oltre perché tutti sappiamo perfettamente dai tempi di Lorenzo Valla che il percorso della donazione di Costantino è il percorso di un falso costruito probabilmente nelle corti carolingie o almeno nelle corti di riferimento romano-carolingio nel IX secolo. Cosa sogna Costantino? Questo insieme pittorico è nelle mani di Piero della Francesca ed è visibile ad Arezzo. Ha una tradizione nella quale pesca, che è quella della leggenda aurea. Mi perdonino chi magari sente dire cose già risapute, ma velocemente. Riprende la tradizione della leggenda aurea, che è il testo di Jacopo da Varazza, in cui vengono raccolte le grandi tradizioni sulla santità e sulle vicende della santità cristiana dei primi secoli. Tra queste tradizioni c'è quella che Piero della Francesca racconta, che è la leggenda della Vera Croce, del ritrovamento di Elena, appunto, della Vera Croce, eccetera. Ora, all'interno di questo percorso ci sono le due immagini che sono alla destra, che sono appunto quella del sogno di Costantino, dove l'angelo scende nella notte a indicare il famoso in oximio vinces. In questo segno vincerà. Piero della Francesca raccoglie la tradizione
di Jacopo da Barazze, la tradizione ormai secolare anche, e racconta questo sonno in qualche modo preparatorio della battaglia del giorno dopo, in cui Costantino poi deciderà di mettere sulle armature, sugli scudi, o comunque di esprimere visivamente quello che è stato un'indicazione celeste: se prendi su di te il segno della croce avrai la vittoria. Questo è il senso nel momento in cui Costantino si accosta alla battaglia decisiva che lo renderà vincitore su Massenzio. L'altro affresco, fianco, è quello esattamente della battaglia, dove la croce viene portata qui a mano, si vede poco, ma perché è proprio piccola, ma si vede fra le dita del condottiero, è questa. Costantino avanza verso le truppe di Massenzio con la croce e in qualche modo la sua avanzata è quasi serena, non c'è nessun tipo di conflitto, si avanza in maniera tale che di fronte alla figura del crocifisso il nemico se ne va. Con ben altre forme e anche con un realismo che forse per il pittore può anche sembrare inaspettato, farà in maniera ben diversa la stessa raffigurazione Raffaello, in cui anche qui c'è la croce che campeggia, ma la battaglia sul fiume è una battaglia ben più cruenta. Raffaello non ha la laurea di distacco e di serenità che Piero vuol sempre dare nei suoi quadri, per dire che l'avvenimento è ciò che dice un'interiorità ormai rasserenata. Raffaello qui invece dà una composizione che dice tutta la violenza, dice tutto il sangue, dice il precipitare nel fiume. Questo è quello che la tradizione poi ha recepito del famoso sogno. Ora, questo sogno in realtà cosa dice, cosa esprime, cosa sappiamo del sogno di Costantino la notte della vigilia della battaglia di Pontedimini? Sappiamo diverse cose che però vanno in qualche modo contestualizzate, perché soltanto se vengono contestualizzate possono permetterci di esprimere un parere su quello che accade innanzitutto quella notte e poi su quello che accade dopo. La prima cosa è questa: Costantino è un imperatore, allora non era un imperatore, era un condottiero, era una guida di soldati che lo adoravano in qualche modo, che decidono di mettersi al suo servizio, intuiscono che il loro condottiero è veramente l'uomo che può cambiare le sorti di una Roma in profonda crisi, di un impero in profonda crisi, un impero che viene dalle suddivisioni precedenti tra Augusti, Cesare, un impero che non riesce a trovare pace. Appunto, ne abbiamo portato tre, da due autori. Uno di Eusebio di Cesarea, uno di Lattanzio e un altro ancora di Eusebio, posteriore. Ora, questi tre racconti ci presentano una vicenda completamente diversa tra quello che viene immaginato. Allora, innanzitutto Massenzio, quello che dicevo adesso, Massenzio così viene descritto da Lattanzio, che è sostenitore di Costantino. Massenzio separava, per la personalità di questo usurpatore, in realtà usurpatore relativamente, perché Massenzio è in Roma, Costantino che arriva da fuori. Massenzio separava le spose legittime dai mariti e, dopo averle oltraggiate nel modo più vergognoso, le rimandava indietro ai consorti. E non infliggeva ciò a personaggi oscuri di modeste condizioni, ma offendeva addirittura i cittadini che occupavano i gradi più alti del Senato di Roma. Pur oltraggiando in modo vergognoso un gran numero di donne, non trovava modo di saziare la sua indole intemperante e dissoluta. Ora, per quanto si possa immaginare che uno ne faccia le cotte di crude, la quantità che qua viene descritta dice già che il linguaggio è un linguaggio carbonico. Però, quando prese a insidiare le donne cristiane, non riuscì più a trovare facile accesso agli adulteri. Esse, infatti, piuttosto che cedergli il corpo alla corruzione, preferivano affrontarlo. Tutti erano terrorizzati nel vedere che costui osava commettere azioni simili. Il popolo, i magistrati, i notabili,
la gente comune, tutti erano logorati da quella tremenda tirannide, e neppure sopportando quietamente quella dura schiavitù potevano sottrarsi alla crudeltà sanguinaria del tiranno. Quello che dice dopo Lattanzio ulteriormente ci dice che stava un po' esagerando. Ed ecco il sogno, appunto, nel racconto che Lattanzio fa. Costantino fu avvertito in sogno di iscrivere il celeste segno di Dio sugli scudi e di affrontare così la battaglia. Fece come gli era stato ordinato, scrisse sugli scudi Cristo, una X messa in obliquo con una curva in cima. Inalberando questa insegna, l'esercito attaccò battaglia. Il segno era lampante, un sogno cristiano. L'immagine che Lattanzio descrive è quella del chiro, cosiddetto, del simbolo cristiano annunciato in lettere greche, poi vedremo qualche immagine. Torniamo un attimo visivamente, così proviamo a fare riassunto anche di quello che abbiamo detto, o tentato di dire. Esiste nella tradizione, per dare una ragione anche visiva a quello che dicevamo, esiste nella tradizione cristiana delle origini la contaminazione di cui parlavamo. Voi sapete che nel mondo ebraico era impossibile, era proibito raffigurare Dio con immagini, per immagini. È uno dei comandamenti decisivi di tutto l'ebraismo, anche qua. A un certo punto, quindi, il cristianesimo, che sente però l'esigenza di dare una rappresentazione della propria, della fede, di quello che accade, comincia ad usare delle immagini di carattere simbolico. Tra le varie, quelle del pesce, tutti avranno in mente, quelle del famoso Ictus, piuttosto che l'ancora, che diventa il simbolo, eccetera. Ce ne sono alcune, come questa, per esempio, nella catacomba di Domitilla, di Priscilla, pardon, che rappresenta il buon pastore. Ma questa immagine non è soltanto la rappresentazione del buon pastore, è anche un'immagine che richiama i culti della pastorizia romana. Si trovano nella tradizione latina molte immagini simili a questa. Ma è chiaro che il cristiano che incontra il Vangelo del buon pastore la fa propria. Questo è un esempio di contaminazione. Un altro esempio è quello della battaglia tra il gallo e la tartaruga. Il gallo, che annuncia l'alba, è un elemento che fa parte dei culti di Helios e dei culti antichi. Ma naturalmente il gallo esprime anche la novità di Cristo. Il gallo e la tartaruga, che era il simbolo del male perché col nome evocava il tema del tartaro, della latinità, è esattamente l'espressione di quello che si dice. Questa immagine è nella basilica di Aquileia del IV secolo. Altra immagine, appunto, che testimonia una forma di contaminazione. Orfeo. È Orfeo, ma non solo Orfeo, la catacomba di Marcellino, è il Cristo Orfeo, cioè il Cristo che scende agli inferi e, al contrario di Orfeo, riesce a riportare la sua sposa alla libertà, l'umanità condannata agli inferi. All'uscita incrocia, vedete, la figura di Apollo Sole e sulla destra una figura con delle croci. Cosa dice quella notte? Capite la domanda? Cosa dice davvero Costantino alle sue truppe? Noi non abbiamo veramente risposte. Cosa sogna Costantino? Sogna Mitra e i cristiani capiscono Cristo? E i soldati invece che adorano Mitra capiscono Mitra e ciascuno mette il suo simbolo? Cosa sogna Costantino? Il problema è che le fonti non ce lo dicono. Quello che noi possiamo comprendere è che in quel momento, in quell'epoca, il sole invitto, che era il tema della vittoria, del culto solare, il tema di Mitra, il tema di Cristo, il tema di Apollo, si incrocia. E Costantino questo incrocio lo cavalca in maniera probabilmente anche consapevole. Intuisce a un certo punto che quando parla di questa vittoria del sole, di questo sole che emerge, di questa luce che si dà, di questa vittoria sulle tenebre, di questa vita che vince la morte, che è la sua possibilità di cambiare la storia di Roma, dice a tutti qualcosa che ciascuno a suo modo capisce.
Cristo aveva bisogno di Costantino, o come dico a un certo punto, con la vittoria di Costantino, con il momento in cui il cristianesimo diventa costantiniano in qualche modo, comunque Costantino diventa cristiano, il cristianesimo inevitabilmente diventa schiavo di un potere. Fino al giorno prima era libero, libero di morire, libero di farsi massacrare, libero di dichiarare la propria fede e di essere ucciso in nome di quella fede. Da pochi giorni dopo comincia a sua volta a distruggere i templi. Il 325 è un anno di passaggio decisivo. Noi parliamo sempre del 313 come l'anno della libertà cristiana, ma il 325 è l'anno che dichiara ufficialmente la fine, la vera fine della libertà cristiana. Qui so che dico una cosa un po' provocatoria, ma prima del 313 il cristiano poteva morire libero. Dopo il 325 il cristiano non è più libero neanche di morire da cristiano. Perché? Perché nel 325 accade una cosa che non si sottolinea abbastanza. Il concilio di Nicea, il primo grande concilio della storia cristiana, universale, ecumenico, non viene convocato dal Papa, ma viene convocato dall'imperatore.